Microfono in viaggio è un libro di interviste. Intervistare la gente è un arricchimento personale del giornalista. Fa scoprire mondi sconosciuti, apre orizzonti, ma soprattutto penetra nell'animo umano. È difficile contrabbandare la realtà e fingere quando l'intervistatore incalza, pone domande insidiose. La pausa più lunga, il timbro di voce, rivelano la menzogna. È così che Piercarlo Leone, autore con Danilo Paggi del libro, racconta le sue esperienze di giornalista radiofonico a personaggi di varia estrazione. Lui, non vedente, possiede una particolare sensibilità intuitiva. Il coautore Danilo Paggi è stato un musicista ed attualmente consulente finanziario. Come si intrecciano due vite apparentemente diverse? Non tanto diverse, vista la necessità di dover leggere fra le righe dei loro interlocutori. Sfogliamo alcune pagine del volume. Mario Luzzatto Fegis, critico musicale italiano, stroncatore senza pietà dei musicisti fasulli. Suore di clausura carmelitane, la giornata vissuta non solo nella preghiera, ma anche nella solidarietà e misericordia. Antonino Marano, il detenuto più longevo d'Italia, mezzo secolo in carcere con due omicidi che hanno contribuito alla condanna all'ergastolo. Ricky Gianco, chitarrista, compositore, cantante, produttore discografico, è stato componente del clan di Celentano della prima ora. Francesco Ghelardini, ex rapinatore ed autore del libro L'arte della rapina, come svaligiare una banca senza tanti perché. Pietruccio Montalbetti, leader e fondatore del gruppo dei Dig Dig, amico di Lucio Battisti dai primi esordi. Massimo Giletti, giornalista e presentatore, alla chiusura del programma campione di record L'Arena, lascia la Rai per approdare alla 7. Un libro nato dall'amicizia di due personalità unite dall'amore per la verità e la giustizia, ma unite anche dalla musica. Voce universale godibile da tutte le genti, voce di Dio.